Nel caso dell'Odissea, che è il punto in cui nella maniera più chiara troviamo l'enunciazione dei nostri padri, del nesso strettissimo tra smarrimento e narrazione, nel caso dell'Odissea il passo che voglio portare qui e che vi dice perfettamente quello che c'è da sapere ed imparare è il finale. Il finale dell'Odissea è uno dei finali più belli di storia che siano mai stati concepiti, è costruito in una maniera hollywoodiana pazzesca, è un film d'azione, un film giallo, c'ha dei meccanismi di riconoscimento, di nascondimento geniali. Da un punto di vista proprio artigianale della macchina come è costruita, non so, ha un grado di sapienza mostruoso, tant'è che appunto ha resistito tutto e ci è arrivato ancora a noi. Voi sapete che Odisseo, dopo lunghissime peripezie, tornando dalla guerra di Troia, cioè dopo che ha inseguito un desiderio, conquistato e portato dalla sua parte qualcosa che voleva, torna a casa, ma non riesce a tornare a casa. Esperienza fondativa degli umani. Fosse facile tornare a casa, è una delle cose più difficili della vita. Non vi sto a fare tutta la sequenza perché non siamo qui per questo, ve l'accorcio un po', vi ricordo che lui arriva con la cautela di non farsi riconoscere, dopodiché sostanzialmente fa piazza pulita di tutto il mondo che si è sovrapposto durante la sua assenza, cioè sostanzialmente i proci che aspiravano a sposare Penelope, cioè sostanzialmente a prendere tutto quello che lui aveva, e lo fa come lo poteva fare una civiltà guerriera, cioè li stermina. E al termine di questo mare di sangue, per cui tutto è sul letto di una violenza inaudita, cosa da non dimenticare, sporco completamente di sangue e avendo pulito tutto il terreno, si ritrova davanti a Penelope. E qual è il problema? Il problema è che Penelope non è sicura che lui sia lui. E allora lui si spazientisce anche un po', è anche un po' stanco, perché insomma, ha fatto tutta l'Odissea, è tornato a casa, ha ucciso tutti quanti, è un po' provato, e allora dice... Inizia questa fase e dice, vabbè, insomma, lasciamo perdere, però preparatemi un letto nel corridoio perché adesso io voglio proprio dormire. E poi continua e dice, per questa notte non dormirò nel letto che io stesso ho costruito, e descrive il suo letto, il letto, il talamo, il letto d'amore dei due. E lo descrive nei minimi dettagli, soprattutto in alcuni dettagli che se non l'avevi visto non potevi saperli proprio. Ed è solo nel momento in cui Penelope sente questo racconto che allora, come dice il poeta, le si sciolsero le gambe e gli disse tu sei tu e io ti riconosco. Che è un particolare da film hollywoodiano geniale perché lei riconosce che lui è lui perché sa come è fatto sto letto, ma altrettanto... Per dirla proprio brutale, se lei fosse mai finita a letto anche con un altro, lei non poteva essere sicura che lui era lui, perché c'erano almeno due che l'avevano visto, bastava che l'altro fosse chiacchierone, e chiunque anche in traccia poteva sapere che il letto di Ulisse era costruito così. E quindi nello stesso istante lui capisce che lei gli è stata fedele e lei capisce che lui è veramente lui. Quindi la prima, diciamo che il primo movimento è ricomporre un'unità. Tu hai attraversato un momento di trauma o di smarrimento, la prima cosa che devi riuscire a fare è ricomporre un'unità, cioè non essere quattro persone, sono due che sono uno davanti all'altro, riuscire a farli abbracciare. Sei tu solo, in realtà sono componenti diverse dalle tue. Attraverso cosa? La cosa dei vecchi dice, guarda, è inutile che la fai bella, ci arrivi con la furbizia, con l'astuzia e con una grande acrobazia tua proprio. Non sarà facile, ecco. Cioè, quel giorno farai un'acrobazia che ti ricorderai tutta la vita. Primo, riconoscersi. La seconda è molto bella. Gli preparano il letto e scopano. Prac! Dopo tutto questo tempo, c'è questo momento, come dire, cioè il desiderio, il corpo. Il momento, dopo tutto questo, stai attento al corpo.
usa il corpo e dai al corpo quello che gli aspetta. Il poeta che qui ci sapeva veramente fare, tra l'altro li preparano il letto, loro vanno a letto e in quel momento arriva da lontano Aurora con dei cavalli pazzeschi, che è un essere divino, e sta portando l'alba, no? È un clamoroso controtempo perché i due hanno messo troppo tempo a discutere e quindi è l'alba. E Atena, che era la dea che proteggeva Odisseo, ferma questi cavalli di Aurora e concede a questi due una notte, fermando tutto il mondo. Cioè, quel giorno tutto il mondo dice, ragazzi, ma non, il giorno non ci arriva, cioè, mi sembrava che non c'ho più sonno. E fermi, questi cavalli che lui, hanno anche dei nomi proprio. E ferma lì per dare a loro una notte. E loro la prima cosa che fanno di questa notte, protetti da questo spazio qui, finalmente soli, finalmente, diciamo così, riuniti, è la prima cosa che fanno è fare l'amore, e poi sono esausti, ovviamente, e però prima di dormire lei racconta a lui tutto quello che le è successo e lui lo sta a ascoltare. Quando lei ha finito, cioè che c'erano i proci, che lei ha resistito, che tesseva la tela, che le ancelle, tutto. Intanto quell'altra continua a tenere i cavalli di Aurora, no, fermi, loro racconta. E quando finisce, lei dice, e tu? Lui, allora, sono 9 anni, che vuol dire nel loro linguaggio un'eternità, che voleva tornare a casa. Ha dovuto sterminare tutti quelli che ha trovato. Ha dovuto anche lavarsi, farsi la doccia, farsi riconoscere, finalmente, vabbè, poi ha fatto sicuramente un bel amore come è voluto bene, lui vorrebbe tanto dormire, e lui dice, vabbè, e c'è questo bellissimo pezzo dell'Odissea, in cui c'è di nuovo tutta l'Odissea, un pochino short, però dice, lui le raccontò di questo, e lui le raccontò della Magacele, che erano anche storie un po', no, cioè, ho incontrato una che si è innamorata di me, cioè non era proprio una passeggiata, però c'è questo rito, di raccontare tutto fino alla fine. E c'è una frase di Omero che riguarda non lui, che lui è un uomo stanchissimo, in quel momento non so come faccia a raccontare, però lo fa, tanto è forte l'istinto, e lei, dice Omero, e lei ascoltava con piacere e non le cadeva sulle palpebre il sonno prima che avesse finito di narrare ogni cosa. Non si concedono proprio il sonno, perché non dormi fino a che non hai finito di raccontare. Dopodiché, quando hanno proprio veramente finito tutto, si guardano e si dicono, vabbè, spegni la luce, clac, e boom, e finalmente dormono, sempre quella che tiene i cavalli. E quando Atena dice, vabbè, dai, hanno dormito abbastanza, li lascia andare e parte l'alba su tutti gli umani. C'è anche una piccola parentesina che ci può aiutare a servire. Si riconoscono e lì finiscono a letto, cioè in un luogo protetto loro due. E c'è una cosa che fa molto ridere, però anche questa i nostri padri ci dicono qualcosa. Lui le dice, guarda, sono tornato, però purtroppo non so come dirtelo, però devo ripartire molto presto perché c'è un'avventura che mi aspetta. E lei dice, ma che cazzo stai parlando? E dice, sì, ho incontrato Tiresia, che mi ha detto, e gli dice tutta questa profezia di Tiresia, che gli diceva proprio questo, cioè tu tornerai a casa e poi ripartirai, perché ti attende ancora un'altra cosa, eccetera. Però diceva anche questa profezia, diceva, morirai però con una vecchiaia serena, circondato da gente felice in paesi lontani. E lei sente sta roba, che è tipicamente maschile, no? Cioè, sono qui, però martedì comunque ho il calcetto, sono tornato, cioè devo comunque andare. E dice una cosa molto bella, dice, beh, se ti ha detto che sarà una vecchiaia serena, quantomeno sono finiti i guai. Boh. E dopo questo, allora, sequenza, track, poi mani avanti, però dicono, lì i nostri vecchi ci dicono una cosa molto, molto importante per noi tutti, cioè che tornare a casa non è mai un gesto definitivo. O almeno fino a quando le civiltà saranno maschili. Non sarà mai un gesto definitivo. È un ritmo, vado e torno a casa, apro, chiudo, inspiro, espiro, è un ritmo, volevano dirci questo. Dopodiché fanno l'amore, il corpo è importante, e subito dopo fanno una cosa che
un po' tra la mente, un po' il corpo in quanto mente, raccontano. Ma raccontano in maniera assurda, perché sono sfiniti, eppure raccontano. Solo se hai raccontato, ti addormenterai. Solo se hai raccontato, potrai dormire. Solo se hai raccontato, il gesto è chiuso. Quello che abbiamo capito è questo, che il narrare è nel cuore dell'esperienza degli umani, perché per gli umani non c'è nessuna cosa reale se non è raccontata. Se noi pensiamo al sistema di realtà, il sistema di realtà è composto sostanzialmente da fatti che accadono e la storia che noi costruiamo su questi fatti. Non esiste una realtà e poi siamo noi che la raccontiamo con delle palle. No, non c'è niente che non sia la somma di alcuni fatti e di alcuni nostri racconti. Non esistono fatti senza narrazioni, e le narrazioni senza fatti pressoché non esistono, ma se no sono libri, film, simulazioni di realtà, ma non sono davvero realtà. Per cui il racconto non è solo, come sembrerebbe suggerire l'Odissea, un rito un po' medico, diciamo così, no? No, è proprio un gesto radicato in quello che noi chiamiamo realtà. Niente diventa reale se noi non lo raccontiamo. Anche al limite a noi stessi, ok? Vi faccio un esempio di un'esperienza non particolarmente gradevole quando siete colpiti da traumi molto forti, la morte di un caro amico, di una persona molto vicina, improvvisa. C'è una frase che noi diciamo, non può essere vero, non ci credo. Diciamo una cosa molto vera, cioè che è accaduto ma non è reale, è accaduto ma non è veramente realtà. È ancora a metà tra il sogno, l'assurdità, no? Com'è che noi facciamo diventare realtà cose del genere? Sostanzialmente raccontandoli. Lo possiamo fare su un lettino di uno psicanalista, lo possiamo fare scrivendo libri, scrivendo film, cioè con tutto un altro rito che metabolizziamo quel che ci è accaduto in forma, diciamo così, artistica. Lo possiamo fare una sera che scoppiamo a piangere e diciamo tutto alla persona che è lì. Lo possiamo fare scrivendocelo per noi, quelli che fanno i diari. Perché lo fanno? Perché quello che è stato un fatto, perché quello che è accaduto diventi realtà. Guarda, non è che ci sia solo la realtà nella vita, però c'è un bel pezzettone grosso. E questo pezzettone grosso non si compone mai se non c'è un rito di racconto. E per tornare ad avere una certa forza da applicare nel lavoro, da applicare nelle nostre famiglie, da applicare con le persone che amiamo e da applicare con noi stessi. Per tornare ad avere una certa forza, abbiamo bisogno di raccontare quello che ci è accaduto e di dargli una forma, un ordine. Qualsiasi cosa noi la possiamo tollerare. Sono passati 3 mesi e mi sono crollate tutte le convinzioni. Almeno è una narrazione, sembra un eroe, c'ho qualcosa qui. La cosa che noi non possiamo affrontare, non possiamo addormentarci, non dormiamo, la cosa che non possiamo evitare di fare prima di dormire e per dormire è confezionare quello che ci è accaduto nel gesto proprio fisico umano di raccontarla, che è una prassi. È una prassi, un gesto, una roba molto fisica ed è anche un artigianato. Far diventare realtà quello che è accaduto, fondendolo in una storia credibile, che tu la guardi è solida, resiste alla spallata, al vento, al freddo, ci sta. Ok? Perché facciamo questo? Per acquisire forza. Perché dopo la tempesta, se ti sei salvato, la cosa che hai bisogno di fare è dormire, avere forza. Stappi una bottiglia, fai l'amore, ma dopo hai bisogno di forza.
e noi costruiamo la forza attraverso la narrazione. Grandissima parte degli umani, compreso me per dire, acquisisce forza semplicemente consumando le storie confezionate da altri, perché leggete libri o andate al cinema, ok, entertainment, va bene, ma non è tutto entertainment. E anche proprio tu non hai la forza di costruirla tu una storia, paghi un biglietto e qualcuno te la costruisce, tu ci entri dentro, se quello è bravo ti fa entrare dentro e quello diventa una tua storia. Ma c'è poi il momento in cui la storia dobbiamo farla noi, guardate, bene o male, e tutti noi siamo dei grandi narratori. Ma quando voi vi metterete a raccontarla con di fianco un artigiano, l'artigiano, se è bravo, vi porterà, senza traumatizzarvi, a guardare quel momento con un occhio che gli umani di solito non hanno, anche i più furbi, anche i più intelligenti, perché è una perversione, se volete. Cioè, è proprio, cioè, usare più pixel per definirlo, per guardarlo. Allora, mentre tu a macrostrutture stai creando qualcosa di molto solido, quando sei un momento, track, l'immagine può essere un'immagine, può essere un'immagine molto molto definita, con molti molti pixel. Più vedi pixel, più ti avvicini alla verità? Non lo so, ma più vedi pixel, più diventi padrone di quello che racconti e ti avvicini alla forza. Questo non ho dubbio.